Grazie Presidente. Ma è stato già detto molto, io sono abituato, ormai lo sapete, anche nel rispetto del regolamento, a non divagare. Io parlo delle delibere che sono in votazione. E su questo aspetto direi che ieri, nella commissione, per risposta proprio per l'illustrazione da parte dell'assessore Lemmetti, che ringrazio, e degli uffici della delibera che è oggetto oggi di votazione, abbiamo analizzato quelle che sono le parti peculiari e salienti, vale a dire la modalità con cui viene definita e determinata la tariffa, e quindi si parla di come poi sulle varie utenze viene calata quella che è la necessità. Perché sfugge un discorso generale, perché poi ho sentito anche veramente delle affermazioni curiose anche ieri in commissione. Perché è stabilito che il costo dal piano industriale, al piano economico finanziario che diciamo, vede la nostra partecipata svolgere il servizio per la città di Roma, prevede che il costo sia determinato preventivamente in base a quelle che sono le necessità aziendali per coprire quella che è la conformazione delle utenze attualmente in essere, quelle conosciute e quelle che nel frattempo, fortunatamente, fatto unico nella storia di questa città, sono state riportate alla luce e quindi tolte dal sommerso. E questo è un fatto che va sottolineato. Vale a dire che uno dei compiti di questa amministrazione e uno dei successi di questa amministrazione, che se voglio dire, è stato quello di ampliare la base imponibile, vale a dire il numero di utenze, i metri quadri effettivamente conosciuti all'amministrazione che sono oggetto della tariffazione. Perché c'è un principio fondamentale che sta a monte di tutte le tariffe, di tutte le imposte, di tutte le tasse, che rispetto alle necessità di un ente qualsiasi, sia che sia lo Stato per ciò che riguarda le tasse che ognuno di noi che paga, che un ente per la fornitura di un servizio per cui si paga una tariffa, c'è un principio che vale per tutti, vale a dire in più si paga, meno si paga puntualmente ognuno di noi. Quindi il lavoro che si fa per recuperare tutto quel sommerso che in questi anni è stato lasciato giacere nell'oscurità della non conoscenza ha portato fortunatamente ad ampliare, e lo continuerà, la base imponibile su cui poi la tariffa viene applicata, e questo è un dato fondamentale. Ieri ho sentito in commissione, poiché il servizio è da migliorare, possiamo discuterne e essere anche d'accordo, ma sentir dire che a fronte di un servizio che va migliorato i cittadini devono essere sgravati dal costo, beh, vorrei dire che questo è un concetto che va in antitesi al miglioramento del servizio, perché se io un servizio oggi è carente, ovviamente mi devo fare in quattro per migliorarlo, ma una cosa è sicura, che se io abbasso la tariffa e chi deve fornire il servizio lo decurto di risorse a disposizione, il servizio sicuramente non potrà migliorare. Questo è un assunto imprescindibile. Allora, sul discorso della tariffazione, già il collega Di Palma e prima l'assessore lo hanno ampiamente spiegato, ma ripetita iuvant, per cui lo ripetiamo ulteriormente. Nel momento in cui abbiamo approcciato l'analisi della distribuzione della tariffa, ci siamo resi conto che esiste una parola precisa che descrive questo fenomeno che si chiama sperequazione, vale a dire una distribuzione non corretta degli oneri su una determinata popolazione che di quegli oneri si fa poi carico. Su questo le utenze, le 85.000, assessore, mi corregga se sbaglio, le circa e forse anche più utenze commerciali, diciamo, si accollavano quasi il 50%, addirittura più del 50% della tariffa, mentre le utenze domestiche, per i motivi che già così bene anche il consigliere Di Palma ha ribadito, pagavano una cifra che in proporzione non era assolutamente commisurata alla quantità di rifiuti prodotti, che poi è l'altro principio che credo condividiamo tutti, che chi più produce rifiuti più paga. Anche questo credo che sia un concetto imprescindibile. Allora, rispetto a questo, sentire critiche, io credo si può fare sempre meglio. Cioè, chi modestamente lavora su argomenti così complessi se lo deve porre proprio come principio di lavoro, che si può sempre migliorare. Però
sentir dire su determinati approcci che questa amministrazione non abbia lavorato correttamente, specialmente quando pone mano a quelli che sono i coefficienti per il calcolo della parte variabile relativa ai componenti familiari, andando a mitigare il costo per i nuclei più numerosi, io credo che effettivamente sia quantomeno curioso. Per cui, anche anticipando quello che può essere la dichiarazione di voto, ovviamente su questa delibera, che è fondamentale insomma, per proseguire anche sul lavoro di risanamento della gestione dei rifiuti, ovviamente la maggioranza sarà con il proprio voto favorevole. Grazie.